I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Cari ascoltatori, buongiorno, benvenuti, questa è sempre Radio DJ, salutiamo ancora il trio che ha passato la linea da Roma. Un ascoltatore ci ricorda che avevamo detto che saremmo entrati con prepotenza, perché ieri abbiamo ho scoperto, Maurizio lo sapeva già, che da qui si decide se Roma va in onda o no. Qua si decide se il trio va in onda o no. Saluto il trio che magari ci sta ascoltando lì nella stanza redazione. Una di queste mattine cercheremo, cosa volevamo in cambio? Delle cialde, del caffè, mi sembra che erano finite le cialde, ho chiesto a Enzino. Sì, possiamo capire ora qual è. Chiedere qualcosa di più, qualcosina di più. Che ci cialde, Gabriele che ci saluta quando fa il programma, quello lì del ristorante. Sì. E guarda nella telecamera e dico: volevo salutare quelli del volo del mattino, che ci fa un po' di hype, un po' di pubblicità. Andate ad ascoltare il volo del mattino tutte le mattine dalle 9 alle 10 su Radio DJ. Sì. Tra l'altro, scusami, visto che Catalan fa la radio non da qua in questi giorni, vale la stessa regola? Sì, certo. Quindi anche a Catalan possiamo chiedere: salutaci quando sei lì che fai il programma. Le cialde, ci dà le cialde? Secondo te, Catalan ci dà le cialde? No. È un generoso, Cade? È un po' un braccino. È un generoso. Vabbè, non parliamo perché non è presente, non è carino. Non si parla degli assenti. Poi chi c'è ancora in ballo che possiamo tirare giù il canale? Tutto Linus? Il palinsesto. Linus? Volendo tutto, Tutto. Ok, ragazzi, avete, cari ascoltatori, avete delle richieste da fare agli altri DJ? A chi volete mettere il bavaglio? Voi, la Fina, noi qua possiamo mettere il bavaglio chi vogliamo. Detto questo, volevo dire, se avete ascoltato questa canzone di Elisa e di Jovanotti, dovete ringraziare Maurizio che a un minuto dalla diretta è andato di là e ha detto: mi devi cambiare la canzone. Ma non è vero. No, senza dire cosa c'era, perché a me quella lì che mi hai messo non mi piace, e quindi... Ma era italiana? Era italiana. Ma tra l'altro dobbiamo cambiare tutta la program, mi dice Francesco. Perché? Perché è sbagliata. Ma la program sua o la mia? Francesco! La program sua o mia? Non puoi lanciare niente. Aspetta. Stai fermo. Stiamo partendo con confusione. Avevamo detto che oggi... Vieni, Francesco! Avevamo detto che saremmo partiti belli puliti. Francesco, questa arroganza. Ci vuole una prepotenza. Hai sbagliato la program. No, perché io sono avanti, ho stampato quella di martedì. Martedì 20 settembre. Adesso no, io però le mie le posso mettere. I programmi li cambiamo. Okay. Ma non frega niente agli ascoltatori. Tranquilli. Oppure mettiamole in onda e questo è quello che avreste dovuto sentire martedì. Duro. Grazie. Ciao. Scusa. C'è la vendemmia, è preso dalla vendemmia. Sì, c'è la vendemmia. Dai, così. Vuoi mettere la sigla? Sì. O vuoi mettere quella roba là? Ma questa è la sigla di martedì. Questa è la sigla di martedì. Ok. Abbiamo fatto già troppa confusione, ma adesso ragazzi ci ripuliamo. Albertini. Oh! Felicità! Allora, numeri estratti dal notaio. Eccola qua. Un'emozione che non sai descrivere. Viene va. Poi ti colgo. Salvini a te. Perché ci sta. Allora, un ascoltatore ci dice questa cosa, sentiamo. Fabio, per non perdere le buone abitudini, visto che è venerdì, mi rimettete Pizzo che fa Albertini. Ma perché Baggio. Lei? Ma Baggio. Non lo si metteva il venerdì questo? Il venerdì lo si metteva It's Friday. Friday, Sunday. Siamo tornati! Albertini, guarda
Pizzul, che come il prezzemolo, pizzemolo, ci sta su tutto, ci sta su tutto. Tu adesso metti, siccome è venerdì, abbiamo scelto una musica un po' più. Oggi è il compleanno della mia mamma. Tanti auguri! Oggi fa tondo, tra l'altro. Fa cifra tondo, un ottantello fa, eh. Ho tanta voglia di vederti, mamma. Ho tanta. Hai organizzato la festa all'Alcatraz. Mia mamma fa la festa all'Alcatraz. Ho tanta, voglia. Fiorangela si chiama mia mamma. Fiorangela, ho tanta voglia di Fiorangela. All'Alcatraz a Milano sono già i biglietti, capito? No, oggi fa 80 anni, quindi un disco l'ho scelto per lei. Sì. Un disco, e cade qua nella seconda mezz'ora. Ok, la volevo salutare. Mamma, tanti auguri. Grazie, grazie. Grazie, non tanto per quello che hai fatto, perché adesso anch'io da genitore capisco, però insomma, non tanto per i sacrifici che comunque vanno sempre rispettati, ma per non tanto per quello che hai fatto, ma per quello che sei e che sei stata. Capito? Perché mia mamma mi ha dato il regalo, uno dei regali più belli insieme a mio padre, che è la vita. La vita. No, ma il cuor fanciullo. Ah, okay. Il cuor fanciullo, che è stata la mia fortuna nella vita, mio cuor. Sentite che bella questa poesia che ogni tanto cito. L'ho scritto... la sua memoria. L'ho scritta così ieri, così. Come, di certo, come dice, come Vasco Rossi, che ti ho scritto Sally in 7 minuti. Ecco, guarda. No, non è mia. È di Guido Pagatta. Guido Gozzano. Gozzano. Che cosa? Guido Pagatta. Guido Pagatta o Guido il nipote della viola. No, è una poesia lunghissima, ma c'è questo passaggio all'interno che per me rappresenta un po' anche la mia famiglia, la mia fortuna, che è questo qua. Sentite che belle queste parole. Vado a braccio, vado a braccio. Mio cuor monello giocondo, sì, che ride pur anche nel pianto, mio cuor bambino che è tanto felice di esistere al mondo. Ma non è il nucleo, bellissima, il ceppo di una roba. Vabbè, quindi a parte la mia mamma, volevo dirvi, su questa canzone che scegliamo, che è venerdì, che dà un po' di senso di discoteca, stiamo mettendo dei dischi che abbiamo messo anche l'anno scorso, perché volevo che la prima settimana inconsciamente o consciamente vi dovete sentirvi a casa, siamo tornati, siamo a casa, e poi dopo spingiamo. Okay. E dopo allarghiamo il buco. Dopo allarghiamo il buco della visione sul mondo. Per allargare i buchi, eh? Allargare il buco. Per infilarci il dito nel palmo. Allunga la mano. Prova a infilarti un dito. Allora, metti questo disco che la gente tira giù i finestrini, che è ancora stagione, festa a bomba, e sopra ci metti Albertini, Albertini e ci sta sempre. Guarda, vai. Albertini. Va. Alla vista Roberto Firo e gol! Redemption ancora di Roberto Baggio! 25esima del secondo tempo, una grandissima del primo tempo, una grandissima Italia. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Cerca Roberto Baggio, però è marcatissimo da Jankov, ci fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Prestigioso gol di Roberto Baggio al 21esimo del primo tempo, grandissima azione di Roberto Baggio e gol di Roberto, il suo quarto successo personale. Esplode d'entusiasmo il Giant Stadium. Il Giant Stadium. E allora, inverno 94-95, villaggio Valtour, Marileva, quanta figa! Adesso, per colpa di questo ascoltatore che ha detto questa parola, quanta figa, adesso io vi devo dire una cosa su Chekhov. Per forza, per forza. Trova una frase di Chekhov, una cosa, Chekhov. Adesso come vi devo. Si scrive? Trova una cosa di un qualche pesantone, Sgalambro, noi ce l'abbiamo lì, Sgalambro. Ah, sai cosa metti? Siccome ha detto quanta figa, adesso noi per rialzare, rimodellare, metti la morte, qualcosa sulla morte. Ah, sì. Allora, qualcuno ha fatto le cose che abbiamo detto ieri, cioè che non abbiamo detto noi, ma che ha detto il monaco thailandese. Qua qualcuno dice tibetano e thailandese. Quindi svegliarsi la mattina, tenere gli occhi chiusi e cercare di rimanere sul presente e pensare un pensiero alla morte subito, appena sveglio. Infatti, un ascoltatore dice: vale, uno può darsi una grattatina. Mentre, no, ma non è una cosa dipende negativa. Dipende con che spirito. Esatto. Certo. Pensare alla morte e dire: oh, mi sono svegliato anche oggi. Mua, 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 mua. E nascere e morire. Questo è Sgalambro. Sgalambro. C'ha una voce stupenda. Il nascere e il morire sono i due momenti unicamente reali. Il resto
che sogno, capito? Interrotto da qualche insignificante sprazzo di veglia. Ma che stupenda, che meraviglia, che meraviglia. Allora ragazzi, bene, visto che lunedì è già passata la settimana, lunedì l'anno scorso si faceva i litigi, lunedì magari quest'anno no, però il litigio della vacanza lunedì lo dovremmo affrontare. Cioè, qual è stato il grande motivo di litigio della vacanza? Io oggi, se volete, vorrei parlare leggermente di coppia, ma non c'è tempo perché sono già le 9:20. Lo butto lì? Prima mezz'ora è già andata. La butto lì? Se la butti lì, poi apri tutto un po'. Allora, ragazzi, io la butto lì. Può darsi che la settimana prossima ce la spalmiamo un po', perché non ce la facciamo in mezz'oretta adesso così. Così trascorrerete tutto il weekend a litigare. Esatto, tutto questo perché volevo farvi una domanda, cioè che ti pongo una domanda. Questa ce la portiamo fino a giugno. Che te la pongo, che te la pongo. E tu non sentirassi. Cosa dice? Che te la pongo. E non lo sentirás. Ok, te la pongo e non lo sentirás. Te la pongo. E quello è anche un po' te lo pongo ma non lo sentirai. E quello è un po' sulle mie misure, quelle, sai, vi ricordo che venivo chiamato l'anestesista, no? Poi abbiamo detto anestetista adesso. Anestetista. Cioè, ti faccio perdere i sensi e ti faccio la ceretta. Ok. Allora, vi pongo una domanda. Non è così, non è vero. È così. È no, così. Mi sa che poi se lunedì facciamo i litigi torna martedì. Comunque è questo. Secondo voi, parlo di quelli nelle in coppia. Chi è in coppia qua? Tutti. Praticamente. Tutti. Tranne me, siete tutti in coppia. Ok. Ma già. Beh, c'è qualcuno che sta. C'è qualcuno in bivio. Ma è lì un po' in bilico. Allora, dunque, a parte me, sì, anche Francesco di là. Sì. Andrea Michele sì. Enzino sì. Oh. No, allora io non è che ho sono l'unico single del piano 2. Piano 1. Del piano 1? Sono l'unico single del piano 1. Sì. Chi c'è di là che fa il notiziario stamattina? Sessa. Io e Sessa siamo ici. Io e Scapoloni. Cari ragazze. Vabbè, stamattina c'erano due ragazze qua sotto che mi hanno chiesto una foto. Sì. Una mi ha detto: vivo a Vienna, ti ascolto sempre, ti adoro. Magari vado a vivere a Vienna adesso. Con le palle di Mozart, che sono buonissime. Lo strudel. Vabbè, allora, cari ascoltatrici. Sacher. Altre strudel. Cari ascoltatrici, sì. Omeo Sessa. Adesso qua mettiamo le foto con i numeri sotto, votate. No, perché Sessa. Ricordati quali sono le tue, perché poi tu piangi. Perché te tu sei rimasto indietro. Ma sentite qua. Se siete in coppia, mi faccio una domanda. Mamma che ordine, che confusione stamattina. Vi faccio una domanda a quelli che stanno in coppia, quelli. No, basta! No, non l'apposta. No, non lo faccio. Vi faccio. Ok. Vai. C'è una cosa all'interno della vostra relazione che il vostro partner, non voi, vostro partner, vorrebbe cambiare. E questa è una domanda che poneva Platone. Cioè, a noi ci interessa non che voi mi scriviate o mi mandate i messaggi vocali. Io vorrei che la mia. No, secondo te, lei o lui, cioè quindi in entrata dall'altra parte, cosa vorrebbe cambiare all'interno di questa relazione? Sì. La domanda ve l'ho posta. Che ve l'ho posta. E visto che si parla di coppia, volevo dire una cosa. Vai. Non succederà più che tu torni, che io sono lì nel letto e mi dici che esci con i tuoi amici e torni alle 3 del mattino. Sì. No, bello. Qui alle 11 la camera si chiude. Chi è dentro, chi è fuori. Albertini. Pallonetto, Roberto, Ciro, ecco! Tempo. Vado a sfidare Sessa. Il primo tempo, una grandissima Italia. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Ciao ragazzi, sono nuovo, mi hanno detto segui il Volo del Mattino, si parla di filosofia, di Osho, così invece mi sembra di stare al papete. Fabrizio, però ho detto vi lovo, Fabrizio, perché è venerdì, noi facciamo così. Allora, Fabrizio, ti spiego com'è la dinamica. Vai. Il lunedì siamo abbastanza leggeri perché è lunedì, è difficile per tutti. Martedì, qualche monaco,
mercoledì, e giovedì già cominciamo a fare a cavallo tra risata e venerdì è proprio giostra, le giostre, butta il gettone. Allora, il mio partner, credo che nella nostra relazione vorrebbe cambiare il partner. Cioè, dice, vorremmo cambiare la persona. Ma non è vero, ma non è vero. Allora, questa base? No. Che bella, Stefano Rosso. È sempre il nostro Stefano Rosso. Sì. Comunque volevo dire agli amanti proprio del Volo del Mattino che seguono anche le cose interne, quando dico Francesco sanno che mi riferisco a Francesco, che sono andato da Sessa, io ho detto Sessa, ho appena detto in onda che siamo gli unici due single, e lui mi ha detto parla per te, certo. Quindi sono rimasto solo io. Ma ovvio, ma non sono, tanto la gente si è organizzata. Mi sembra di essere anche un bel bocconcino, ma cos'è successo? Cos'è successo che ho sbagliato strada? Dov'è che ho sbagliato strada, osti? Che sono rimasto a piedi. Non so. Ma chi me se piglia più, ormai 50 anni, due figli, ma che mi sembra. No, i due figli non sarebbero neanche il problema. Poi dopo, adesso io vedo i miei amici separati, quelli che sono già separati da prima. No, che stanno con altre separate che devono mettere in sync i figli nei weekend. Se no, una c'ha il weekend questo, l'altro, no, bisogna mettere in sync. A proposito, il weekend. Però il marito c'ha il sync con la sua di là, cioè, quindi una roba interconnessa, vedi, è una rete di separati. Ha ragione lo sciamano là nell'Amazzonia, siamo tutti interconnessi. Ma non sentiamo neanche un ascoltatore che risponde alla domanda. Ma chi sono? Ma sono le 9:29. No, a noi ci va stretto sto oretta qua. Dobbiamo sporare. Niente. Fortuna non abbiamo fatto confusione. Io faccio pausa patatine. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Qua il nostro francese, cosa starà succedendo a Rue des Archives? Che succederà? Le solite tra l'altro cose. Non mi è il mio cervello, per non farmi soffrire, mi ha fatto dimenticare questa cosa, che io giovedì e venerdì, cioè ieri e oggi, sarei dovuto essere a Parigi per una cosa molto importante. Sì, molto importante, molto importante. Però ero appena tornato, ho detto, non è che posso dire lì non vado via due giorni, sono appena tornato, no. E mi sono perso sì, c'è una grande cosa, diciamo, spirituale, molto 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 bella. Cosa c'è più spirituale del Volo del Volo del Mattino in diretta? Oggettivamente niente, lo Zen direbbe subito niente, subito messi in secondo piano. Mio marito, il mio compagno, che è il che lei, non vuole cambiare niente, questo che è il problema, dice Viviana. Cioè, cosa vorrebbe cambiare? Tua madre, niente. Quindi quando lui, a lui va bene tutto, e invece lei si sente la frustrazione. Ragazzi, le donne cosa? È complesso il mondo delle donne, è complesso, non voglio dire complicato, lo dico sempre, è complesso. C'è un uomo, poi alla fine torna a casa dal lavoro, magari c'ha la sua passione per il calcio, l'amica, la birretta, la pesca, non so quello che è. L'uomo ha quattro tasti. L'uomo ha quattro tasti. Pesca. La pesca. Ah, la pesca. Okay. No, la pesca da mangiare. La pesca. Quattro tasti, vuoi stare tranquillo. Invece la donna ribalta sempre il tavolo, no? Tu appena hai apparecchiato tutto, che dici, ok, abbiamo la casa, c'è il lavoro, c'è, i bambini vanno a scuola, tutto a posto, sediamoci. Lei, ah sì. Lei dice, ah sì, siamo arrivati fino qua. Allora da qui adesso proviamo a fare lo step. Ribalta il tavolo. E ogni tanto molti arrivano messaggi di molte donne, cioè scusami, di molti uomini che dicono che la moglie vorrebbe fare un po' meno l'amore, cioè che gli uomini maschi sono un po' ossessionati da questa roba di fare l'amore tutti i giorni, e lei non ci sta più dentro. O tutti i giorni, ragazzi, posso dire, ma anche lo dico tra maschio e maschio. Vai. Ma no, ma si perde anche il senso delle cose a farle continuamente, no? Sopravvalutato. No, ma poi dopo finisce che lo fai così da routine, invece magari è meglio tenersi allunga la mano. Palmo. Meglio tenersi qualche giorno, che ti carica anche un po', si carica tutto a bomba e esplodi meglio. Ma no? A proposito, qualche dimmi. Messaggio per te. Per me, proprio per me. Sì, sì. Fabio, tranquillo, se vuoi non essere più single, ci sono io qua, è una vita che ti aspetta. Ehi, vedi, hai fatto anche la citazione. Dai Fabio, anche io, 50. Oh, bella presenza. Bella simpatica, presenza. Simpatica. Due figli. Uh-huh. Siamo perfetti. Perfetto. Pesante pure io. Oh, io. Però simpatica, ironica. Ci siamo. Sono pesante. Cenetta. Avevamo detto la stagione precedente, sì, che un uomo, ed è uscito sul giornale, tra l'altro non è che l'ho inventata io, che un uomo di 50 anni deve stare con una donna della metà dei suoi anni più 7. Okay. Quindi io 32, 25 più 7, 32. Io dovrei trovare una ragazza di 32 che vuole andare. Allora, aspetta. Intanto
L'altro giorno sono andato con i miei figli qua da, mi si chiama quello lì, quello che vende gli elettrodomestici, quello lì. Unieuro. Sono andato da Unieuro a comprare una cosa e alla cassa, sai cosa mi sono preso? A proposito di vecchiaia. Nonno. Quegli occhiali da vista che ti dicono, cioè, che non devi fare manco la vista. No. Non ho fatto la visita. Sì, sì. C'era scritto uno, uno e mezzo, certo, due, certo, addirittura tre c'era. Sì. Provato quello da uno, ho detto, ma sai che. Te l'hai pagati? Ma no, tipo 9 euro, esatto, non pagati. Comunque niente, l'altra sera leggevo con gli occhiali, che non li ho mai messi, gli occhiali in vita mia, quindi lo fa Castore. Allora, cara ragazza intorno ai 30, sì, devi devi sapere che alle 10:15 a me mi piace andare a dormire. 10. Ora perché vuoi fare finta di essere giovane? Da 10 a letto col libro, tra l'altro, no? Cioè non voglio paciugamenti, non mi dovete toccare, no. Alle 10. Camere separate. Camere possibilmente separate, o almeno, esatto, lettini separati, sì. Dimenticati cinema seconda serata, lì è già finito. Zero. Cene fuori, poca roba. Cenetta, lei te la già... No, cena al ristorante, sei Fabio Volo, ciao, c'è la foto. No. C'è il caffè, c'è il caffè. Ok, Marco mi ha portato il caffè, grazie. Avevo un altro messaggio. Poi. Hanno altre cose che no. Grazie Zino per il caffè. Prego, prego. Grazie. Piacere. Vabbè, insomma, quindi non la troverò mai, perché devo trovare una giovane che però è già programmata da vecchia, che sì, capito, che non c'ha voglia di fare feste, che non c'ha voglia di uscire, che non c'è niente. E sono io, ci credo che sto lì a meditare, che devo fare, sono lì da solo come un cane. Ho un altro messaggio, forse potrebbe sempre essere per la soluzione. Sentiamo. Ragazzi, io sono single, quindi Fabio, volevo dirti che se vuoi possiamo uscire insieme, sono anch'io una figlia, quindi magari. Perfetto. Secondo me non ha 30 anni. Un bacio a tutti, buona giornata. Ciao. Secondo me non ha 30 anni, però, dalla voce. No, ha detto. Aspetta. No, non ha detto l'età. Io sono single. Quindi, Fabio, volevo dirti che se vuoi possiamo uscire insieme. Sono non l'ha detto. Poi fuma. Secondo me fuma dalla voce. Ah, vai, ecco, scusami, cara trentenne. Aikos, no, quella roba lì che dopo baci il culo di un cane, proprio non la voglio proprio. No, sigarette. Che tu la. E la baci e dici, cazzo, mi sembra che sto ciucciando il culo del cane di Saturnino, orco 2. Ma che odore organico, orco 2, eh? Mi scrivo. Ho un messaggio anch'io. Eccolo. Se si capisce. Vabbè, ci siamo persi la puntata. È lungo. Ci siamo cenetta, persi la fine diceva cenetta. Non possiamo fare le puntate così, perché la gente le perdiamo, gli ascolti li perdiamo, quindi se non si capisce, non state parlando con noi, parlate tra di voi. Mettiamo un bel disco, che è quello che ha scelto la mia mamma, che oggi compie 80 anni. Ciao mamma, auguri ancora. Una bella trentenne che ha la mentalità di mia mamma, che compie oggi 80 anni. Fissi su Rai 1. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco somiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Wow, abbiamo messo anche un Pasolini che abbiamo pareggiato con quello, ha detto quanta figa! Con Marileva Valtur 1990. Allora, senti qua, allora. Vai. Fabio. Non fumo. Vai. Adoro Woody Allen. Due. Ho la quinta di reggiseno, ecco, naturale. Ti ho conquistato con Woody Allen, ma più con la quinta di reggiseno, devo dire. No, mi fa molto ridere questo messaggio. Vai. Mia moglie vorrebbe. Lo posso leggere perché ormai siamo in confidenza, certo, con gli ascoltatori. Mia moglie vorrebbe che smettessi di scorreggiare mentre guardiamo i film insieme sul divano. Certo. Loro sono lì appollaiati sul divano. Guarda, lui pret. Ok, senti. Ma io, a mia discolpa, dico sempre. Senti che bella questa frase. Lo dico a tutti gli uomini che scorreggiano. Vai. Ricordati, si può ridere con tutti, ma non si scorreggia con chiunque. Grazie del privilegio, grazie. È bellissimo da dire alla moglie. Guarda che io posso ridere con tutti, ma riesco a scorreggiare solo con te. Come accettato, grazie. Sai, io mai, quando stavo con Ioanna, mai. Certo, ma fa schifo, ragazzi. Solo una volta che però ero ubriaco perso, mi ha raccattato da terra, non mi sono accorto. E niente, per dire. Sempre queste immagini. No, però dico mai. Allora, mia mamma mi ha chiamato e mi ha ringraziato perché era proprio la canzone Visibilio che voleva sentire.
era tutta contenta, ha detto Frida, salutami tanto tutti. Quindi vi saluta la mia mamma. Io ho un miliardo di messaggi. Vai, vai, vai. No, vai. Uno. Ma sulle coppie, sì, non su, non su quelle non che non si non è arrivato più nulla, perché te hai aperto adesso un vaso. Ma non no, un vaso. Un calderone di fanno. No, ragazzi, io sono single, voglio rimanere single e quella che mi andrà, che mi va bene, non esiste, per cui io sono devoto a Dio e alla luce e medito. Io la sera dopo cena mi metto lì seduto davanti a Gesù Cristo, sì, e faccio le mie ore di meditazione e di preghiera. Quello è la mia terza fase della vita. Quindi basta messaggi. A meno che esista una intorno ai 30, vi ha detto, però programmata da vecchia. Aspetta, forse ce l'ho, aspetta un attimo. Fabio, ti presento mia figlia. Rompe le palle come te. Ha 36 anni, buono, quindi sfora di un 4 anni. Ma è già programmata la vecchia. Perfetto. Ciao. Che bello, la mamma che è più giovane della figlia fa ridere. Sì. Hai messo il disco, Maurizio? Sì, certo. Okay. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, non finisce qui. A voglia Pasolini. Martedì o mercoledì ripropongo la stessa domanda, perché non siamo riusciti a snocciolarla bene, perché è stato troppo venerdì oggi, abbiamo cazzeggiato troppo, capito? Ok. Allora, c'è un ascoltatore di Brescia che dice che invece in punta di fioretto. In punta di fioretto classico del bresciano, diciamo. Con l'eleganza dei Savoia, sentiamo cosa dice. Lo vuoi veramente? Sì. Non abbiamo paura di nessuno. No. Ok. Ciao, sono Fabio da Brescia. Ciao. No, scoreggiare e ruttare in faccia alla tua donna, cioè, cazzo, è impagabile. Ma come? Abbiamo ascoltato il messaggio, pensavo dicesse no, non si fa, e invece ha detto è impagabile. Sì. Vabbè, quindi vedi, però vedi, lui ragazzi, è in coppia. Fatelo, dai, schifo. Lui è in coppia. Boh. Io che non lo facevo sono separato, quindi vuol dire che è lì, che è lì che io ho sbagliato. Lì c'era da lasciarsi andare un po' prendetelo di più. Prendetelo voi e crocifiggete. Radio DJ, la trovi anche in podcast.